Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte, 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido. Ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Se lodato Gesù Cristo, sempre se lodato. Eccoci giunti a martedì 9 agosto 2022. Quest'oggi festeggiamo Santa Teresa Benedetta della Croce, carmelitana scalza, conosciuta più comunemente come Edith Stein, vergine, martire e patrona d'Europa. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 25, versetti 1-13 di San Matteo. Andiamo avanti con la lettura e la meditazione del libro di San Pier Giuliano Emart. Siamo arrivati a questo capitolo conclusivo che tratta appunto i frutti e le risoluzioni degli esercizi, e stiamo vedendo le istruzioni che ci vengono lasciate da San Pier Giuliano Emart sulla scorta di ciò che disse San Paolo a Timoteo dopo averlo fatto vescovo. Siamo arrivati alla terza. Inis esto. In queste cose state fissi e ripigliate così il lavoro di questi esercizi. Prendete in mano l'affare della vostra emendazione. Cominciate dall'esteriore. Sovente, scrive, ho enunziato il principio che bisogna andare dall'interno all'esterno. Cominciare a riformare l'interiore prima di lavorare sui difetti esteriori. E noi di solito diciamo sempre così, no? Prima mettiamo a posto dentro, mettiamo a posto il cuore e poi. Questo è vero teoricamente ed anche per le anime che sono già interiori. Esse non cadono che per debolezza. Hanno già corretto i loro difetti esterni più grandi, per esse il combattimento è soprattutto nel loro interno. Ma così non è per quelli che cominciano. Quindi, dall'interno all'esterno, per chi già è, diciamo così, è già abituato ad una vita interiore. Mentre per quelli che sono all'inizio, è diverso. Voi cercate Dio come poveri peccatori che hanno bisogno di farsi perdonare. Dovete dapprima tenere la pace con Dio, distruggendo gli ostacoli che vengono dal di fuori e acquistare la forza di mortificarvi in tutte le cose sensibili che vi intoppano e vi fanno ricadere. Voi non siete che fanciulli nella preghiera, non sapete farla se non avete libri, non sapete occuparvi in essa, non siete ancora capaci di camminare sotto l'ispirazione interiore di nostro Signore. Quindi, per chi è all'inizio, per chi ancora
fatica ad avere un vero spirito di preghiera, per cui senza il libro si perde. Per chi ha bisogno ancora di rompere, di tagliare con certe abitudini esterne che lo conducono al peccato, ecco, lui dice, la prima cosa da fare è distruggere tutti gli ostacoli che vengono da fuori, perché è chiaro che se io ho degli ostacoli esterni, come faccio a vivere e a sistemare la parte interna se sono occupato in una lotta esteriore? Quindi innanzitutto lui dice, mettiamo a posto l'esterno, poi ci concentreremo all'interno. Imparare quindi questo spirito di mortificazione e questa vita di preghiera. Che dirvi dunque, scrive, di non occuparvi che del lavoro del combattimento interiore? No. Nel vostro stato, più che del progresso interiore, si tratta di sgombrarvi dagli impacci dei sensi. Più che di andare avanti, si tratta di purificarvi e sbarazzarvi delle radici del peccato. Voi amate Dio, senza dubbio, ma come fanciulli. Non siete ancora stati radicati sul Calvario. Se vi lanciaste nelle vie interiori senza il freno della mortificazione della riforma esteriore, diverreste fanatici e visionari. Quindi vedete che sono situazioni e momenti molto delicati. Quindi quello che c'è da fare adesso, lui dice, è quello di, per queste persone, è quello di purificarci, è quello di sbarazzarci dalle radici del peccato. San Giovanni della Croce su questo, è un po', è una voce veramente significativa, ha scritto pagine e pagine molto interessanti, no? La salita a Monte Carmelo, Notte Oscura, insomma, certo non è un testo facile, però sono testi che ci fanno comprendere l'importanza di questa purificazione dei sensi, che tradotto in un linguaggio noi più consono potremmo dire purificazione, potremmo rendere con libertà. Si tratta di liberarci, di essere persone libere da tutto ciò che tende a farci schiavi, a dominarci. Cioè dobbiamo riprendere in mano la nostra vita, e la riprendiamo in mano nella misura in cui siamo liberi e quindi siamo persone che vivono una vita in Dio. E per questo dobbiamo, dice, sbarazzarci del peccato, perché il peccato ci rende schiavi, dice Gesù. E dobbiamo imparare a radicarci sul Calvario. Quindi se non c'è la mortificazione, se non c'è la riforma esteriore, il rischio di diventare fanatici e visionari, quindi un rischio grossissimo. Voler applicare i principi della vita di unione e di amore interiore ad anime che sono ancora tutte ingombrate dai sensi è voler fabbricare su di un terreno mobile e senza fondo. La grazia di Dio lavora nell'interiore, ma tocca a noi unirvi il lavoro esteriore. Essa procede dal di dentro al di fuori. Noi nella nostra cooperazione dobbiamo andare dal di fuori al di dentro. Bisogna abbinare le due cose, non separarle. Riempirsi dentro dell'amore con la preghiera e purificarsi fuori con la mortificazione. Vedete che equilibrio, quindi dentro l'amore per Dio che arriva dalla preghiera, fuori il liberarsi, lui dice purificarsi, la stessa cosa, il liberarsi con la mortificazione che abbiamo già visto che cos'è, che ci ha spiegata molto bene, e quindi con quei piccoli atti di
di penitenza, di sacrificio, di rinnegamento di sé, che via via lungo la giornata ci vengono suggeriti dalla provvidenza che sempre ci accompagna. È facile dire io amo Dio, ma se la mortificazione non viene dietro questa parola, essa è vana e senza appoggio. L'amor proprio ha presto preso il luogo dell'amore di Dio. Quindi, amore di Dio, tra parentesi, la preghiera, la purificazione, trattino, libertà, tra parentesi, la mortificazione, sono assolutamente necessarie, tutte e due insieme, per affermare il nostro amore per Dio. Ecco perché ogni giorno noi dovremmo avere a cuore di sapere, di volere offrire a Dio qualche sacrificio. Che sia un dolcino in meno, che sia una sveglia anticipata al mattino di 10 minuti, che sia lo stare zitti se veniamo rimproverati, che sia 3 minuti in meno di televisione al giorno, che sia mezza sigaretta in meno al giorno, che sia un gelato in meno, insomma, ne abbiamo, no, di occasioni che non nuociono di certo alla salute. Questo insieme a una preghiera costante, quotidiana. Solo l'amore fa i santi, scrive. Nulla di più vero, ma questo principio vuole essere applicato con giudizio. Ora, l'amore di Gesù Cristo per noi è la sua croce. Bisogna dunque che fondamento dell'esercizio dell'amore sia la mortificazione personale di giustizia e di penitenza. E se non abbiamo peccato, la mortificazione per amore ispirata dall'esempio dei patimenti di nostro Signore. Mettete la vostra fiducia in Dio e intraprendete il grande combattimento, la mortificazione. Quindi vedete, l'amore fa i santi, certo, assolutamente. Ma l'amore di Gesù Cristo è la croce, è la sua croce. Quindi diciamo che la mortificazione è la base. Lui dice che è il fondamento perché ci possa essere questo amore. Una mortificazione che, se non è dovuta al dover fare penitenze per i nostri peccati, allora sarà ispirata dall'esempio dei patimenti di Gesù, che di certo peccati non ne aveva. Non guardate gli anni e anni che dovrete vivere in questa lotta. Non avete ora la grazia dell'avvenire, ma ad ogni momento verrà la sua grazia sufficiente. Oggi avete quella di accettare il combattimento e di prendere una generosa risoluzione. Contentatevi di questo e contate sulla grazia per più tardi. Quindi lui dice, pensiamo al momento presente, come vi ho detto prima. Non stiamo a pensare come farò domani, come farò dopodomani, come farò ad affrontare questo, questo e quest'altro. No. Concentriamoci sull'oggi. La grazia ci sarà data oggi. Per che cosa? Per il nostro combattimento. Per prendere decisioni risolutive e risolute circa la nostra vita, circa il nostro modo di essere esteriore, il nostro modo di essere interiore, che vuol dire circa tutta la nostra persona, no? Perché non è che siamo scissi, siamo un tutt'uno. Mettete il vostro successo in Dio solo e non contate che su di Lui. Abbiate fiducia nella sua grazia per vincere, non appoggiatevi troppo sui mezzi, per quanto siano buoni nel suo successo e nelle vostre preghiere.
né sulle vittorie che avrete riportate contro i vostri difetti, perché chi analizza il suo successo lo perde. Quindi la nostra forza è solo in Dio, il nostro successo è solo in Dio e noi dobbiamo contare solo su Dio. E poi è molto bella questa frase, no? Cioè lui dice, appoggiatevi solamente sulla grazia di Dio e non sui mezzi, né sul successo delle preghiere, né sulle vittorie. Non dobbiamo mai analizzare i nostri successi, perché chi analizza il suo successo lo perde. State preparati a subire delle disfatte. Cioè, dobbiamo anche essere pronti ad andare al tappeto, non è che si può sempre stare in piedi. Ma esse non vi scoraggino. Quando sarete caduti, confessate la vostra colpa, riconoscete la vostra impotenza e domandate a Dio di porgervi la mano. Vedete, questo è il modo umile di affrontare i propri fallimenti. Confessa la tua colpa, riconosci la tua impotenza e domanda a Dio di darti la mano. L'umiltà che si rialza è una vittoria completa e diviene più vigilante. Talvolta in Dio santifica le anime soltanto per mezzo delle loro cadute e miserie. Noi siamo così portati all'orgoglio che se Dio non ci umiliasse per bene qualche volta, noi diverremmo più orgogliosi e più cattivi di Satana, perché siamo più grossolani di lui con altrettanto orgoglio. Quindi il Signore usa l'umiliazione della nostra caduta o delle nostre cadute per santificarci, per liberarci dall'orgoglio, altrimenti noi diventeremo troppo orgogliosi. Vi rincrescerebbe che Dio avesse a condurvi per questa via di umiliazione? Ma è un favore. Tutti avranno compassione di voi e vi aiuteranno, mentre che se compariste più ricco degli altri, tutti vorrebbero derubarvi. Quindi è una bella via questa dell'umiliazione. È dura, durissima. Ma è bella, perché poi di fatto saremo aiutati un po' da tutti. Preferite di essere sconosciuti e umiliato con Gesù. Ho finito. Lascio a nostro Signore di farvi egli stesso, nelle vostre adorazioni ed esercizi eucaristici, e di insegnarvi la sua vita di amore, di preghiera e di immolazione nel Santissimo Sacramento. Io non voglio essere altro che Giovanni Battista, il quale grida, fate penitenza. Vi ho insegnata la via, vi ho guidati sino alla porta della santità, e qui mi arresto. Ecco il vostro Salvatore, il vostro Re, il vostro Signore. Amatelo, glorificatelo, servitelo. È tutto quello che io desidero. Carissimi amici, siamo arrivati alla fine. Oggi concludiamo questo percorso iniziato il 1° di giugno 2022 e terminato il 9 agosto 2022. Quindi abbiamo lavorato insieme per più di 2 mesi. Ho fatto, per grazia di Dio, sono riuscito a leggervi tutto il libro. Non ho saltato nulla. Questa la ritengo veramente una grazia immensa. Sono veramente molto contento e molto grato a Dio e a voi che avete sicuramente pregato tanto. Ed è bello concludere con
queste ultime righe di San Pier Giuliano Eimard, che credo che riprenderemo più avanti con altri testi molto belli. Ed è bello vedere che dopo 191 pagine lui dice: lascio a nostro Signore di farvi lui stesso gli esercizi spirituali. Che uno dice: ma fino adesso cosa abbiamo fatto? Ma nella logica dei santi gli esercizi spirituali, le adorazioni eucaristiche, la vita di amore, di immolazione, non finiscono mai e iniziano sempre. Ci richiama ancora l'importanza della penitenza in queste ultime righe. E è bello pensare ai sacerdoti che ci accompagnano alla porta della santità. Bellissima questa immagine. E lì si fermano. Ci presentano, abbiamo finito oggi col Vangelo delle Vergini Stolte e delle Vergini Sagge. E lì ci presentano quali Vergini Sagge al nostro Salvatore, al nostro Re, al nostro Signore. E ci presentano perché? Per amarlo, glorificarlo e servirlo. Anch'io faccio mie le ultime parole di San Pier Giuliano Eimard. Questo, carissimi, è tutto quello che io desidero per voi e per me. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.